Il tribunale più efficiente del Veneto è Bassano, due anni e mezzo per una causa, non capisco per quale motivo i bassanesi dovranno rassegnarsi ai dieci anni che è la media di Vicenza. La legge non è uguale per tutti. Lo scandisce a chiare lettere il governatore del Veneto Luca Zaia proprio in un'aula di tribunale. Quella del Palazzo di Giustizia di Bassano, chiusa da una riforma di geografia giudiziaria che, e la denuncia, consuma un torto e un danno ad un intero territorio. Un torto contro il quale ci si continuerà a battere. Zaia lo ribadisce anche mentre riceve dall'avvocato Francesco Savio, presidente dell'Ordine degli Avvocati Bassanesi che dovrà sciogliersi il primo gennaio, una toga da consegnare in segno di protesta a Matteo Renzi. Io la riporterò a Savio perché la deve indossare nella sua prima causa bassana. La battaglia per salvare il Palazzo di Giustizia di Via Marinali dunque non finisce, anzi al contrario da oggi si rafforza. Non sono abituato a perdere le battaglie e quindi si andrà avanti nel rispetto dei bassanesi. Io non vengo a celebrare i funerali del Tribunale. Non sono stato io a chiuderlo, non ne ho nessuna responsabilità, però mi sento la responsabilità di continuare questa battaglia. Zaia si è schierato da subito a difesa di un tribunale del quale sottolinea con forza l'importanza vitale per l'amministrazione della giustizia, soprattutto civile, in un territorio denso di imprese che necessitano di tempi certi per le proprie cause e che temono ora per il proprio futuro. Per uno Stato che riceve annualmente 21 miliardi di euro di tasse dal Veneto, la riapertura del Tribunale di Bassano sostiene Zaia non rappresenta una gentile concessione. Ma un dovere. Penso che il popolo bassanese, quando è arrivato copioso migliaia di persone al ponte di Bassano, abbia dato un segnale a noi amministratori. Il tribunale va salvato. Punto e basta.